Noi siamo un gruppo che veniamo da alcune zone, alcuni dal Molise, alcuni dalla Campania. Ora siamo diretti all'incontro con il Santo Padre a Madrid e durante la strada, oltre che visitare un istante, facciamo una missione, quella di annunciare una verità, che il Signore ama i peccatori come me e come noi ed è risorto ed è vivo anche con te, cara giornalista. Le persone molte sono contente, molte sono solo incuriosite, si fermano, chiedono cosa facciamo, da dove veniamo. Qualcuno anche scocciato, magari dice ma da quel paese, ma che vogliono questi qua, da dove vengono, cosa fanno? Sono matti che sono qui a ballare, cosa la sta. Però come diceva Padre Valeriano, noi abbiamo sperimentato questo nella nostra vita e non possiamo tenercelo per noi, è qualcosa che dobbiamo dirlo anche agli altri, perché anch'io mi sento una di quelle che un giorno è venuto qualcuno e mi ha detto Dio ti ama, io ero molto, sai, timida, insicura, con tutti i miei peccati, le mie... E poi un giorno c'è stato qualcuno come oggi, qua siamo noi, che mi ha detto guarda che il Signore ti ama. Sono entrato in cammino 9 anni fa, dove della mia vita non c'era Dio, io soltanto ero il Dio della mia vita, tutto girava intorno a me, giocavo a calcio agonisticamente, dovevo fare un provino, stavo innalzando troppo, stavo andando oltre, dove forse non dovevo andare, dove forse era una strada di perdizione. E questa è stata la mia prima testimonianza della potenza e della forza di Dio nella vita dell'uomo come sempre avuto partendo da nostro padre Abramo. Sembra strano per la gente, un sacco di ragazzi, ma questi chi lo fa fare? Invece di andarsi a divertire, vanno così per le strade a cantare, ad annunciare il Signore. Però uno anche se per te è timido, magari tu non... perché è una cosa che non viene da te, ti trovi a parlare, ad annunciare il Signore, però perdi la timidezza, pure che perdi la faccia, però sai che lo fai per qualcosa che ha un senso, che ne vale la pena. Yeah.